Social, voglio mostrarvi come realizzare questa semplicissima maglia estiva che ho deciso di chiamare maglia abisso. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due filati. Uno lo conoscete bene, è il Miss Baby Soft della Mistrico Filati, morbidissimo, a cui ho alternato il filato della Mondia Linea Sunny per avere queste strisce più colorate rispetto al colore tinta unita, un po' come abbiamo fatto per la maxi maglia pantera rosa. Questa volta invece ho optato per il blu e ho optato per un motivo un po' diverso, ma sempre alternando due strisce colorate e strisce chiuse un po' più grosse per avere questo effetto un po' più movimentato della maglia. Per quanto riguarda il quantitativo, ma anche gli altri colori, io ho usato questi qua che sono tono, diciamo tono su tono, ma voglio mostrarvi anche altri tipi di abbinamenti che potete fare. Ed ecco qui, abbiamo il Miss Baby Soft, questo color beige, o il Sunny di questa colorazione molto particolare, che secondo me staccano benissimo. Quindi queste le strisce a due, queste strisce 2 si notano ancora di più. Oppure possiamo optare per dei colori ancora più diversi, ma ancora più belli, e possiamo fare questo colore del Sunny, che come potete vedere ha il grigio, il rosa e il verde acqua, abbinato a quest'altro colore del Miss Baby Soft, che è il colore numero 25. Guardate che meraviglia. Oppure, se vogliamo staccare di più, che a me piace anche quando si stacca maggiormente, possiamo abbinarci il bianco in modo tale da avere questo stacco in cui le due strisce si notano davvero di più. Ma alcuni di voi che hanno acquistato i pacchi offerta sul mercatino di filati Elsa su Telegram può utilizzare appunto quei pacchetti dove abbiamo messo insieme questi colori diversi, in modo appunto da poter creare la maglia. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, io del Miss Baby Soft ho 150 grammi, mentre del Sunny 50 grammi. Ora, per quanto riguarda la taglia M, dovete prendere 200 grammi del Miss Baby Soft e 100 grammi del Sunny. Il Sunny perché io l'ho terminato del tutto, quindi vi serve per forza, e il Miss Baby Soft perché a me dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato comunque poco, quindi dovendo fare più catenelle rispetto a me, 200 Miss Baby Soft per una taglia M e 100 grammi Sunny, mentre per una taglia L 200 grammi sempre Miss Baby Soft benissimo, e a 150 grammi invece del Sunny, perché temo che con solo due gomitoli non ce la facciate, perché ha comunque un metraggio un po' più piccolo rispetto al Miss Baby Soft. Naturalmente, se volete fare un vestito, se la volete fare più larga, dovete aumentare un po' i quantitativi. Per quanto riguarda l'uncinetto con cui ho lavorato, è quello del numero 4. Come sempre, io in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Elsa, dove potete acquistare il mio filato e quindi il link a tutti e due i filati. Per quanto riguarda la lavorazione, invece, vi dico già che è semplicissima perché sono 6 giri che vanno sempre ripetuti. Abbiamo dei giri, diciamo, un po' più chiusi, ma neanche così tanto, che sono formati da maglie alte chiuse insieme, e altri 2 giri invece di archetti che ho usato appunto per poter fare il Sunny. Quindi una lavorazione semplicissima per avere una maglia leggera estiva da poter indossare subito per quest'estate. Una volta naturalmente arrivata, si lavora in tondo per la parte, diciamo, del corpo, mentre per la parte degli scalfi si lavora in giri di andata e ritorno. Una volta cucite le due parti avanti e dietro, sono andata a rifinire intorno allo scalfo a un giro di maglie basse con le sanni. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che in descrizione vi lascio sempre il link anche al PDF e anche al mercatino Filati Elsa, dove appunto trovate dei filati in offerta. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io lavorerò due filati alternandoli, ossia il Miss Baby Soft e il Sunny. Soprattutto io utilizzerò questi due colori. Lavorerò maggiormente col Miss Baby Soft e farò ogni tanto dei giri anche col Sunny. Adesso vi spiego bene tutto, come sono andata a dividere, perché sto lavorando la maglia, come sono andata a dividere i due colori. Però voglio farvi vedere altre combinazioni di colori. Questo che stacca tantissimo e mi piace proprio per rendere i due giri ancora più evidenti. Quindi abbiamo questo color 04 con il Sunny, appunto, che è il colore 492. Oppure possiamo andare un tono, diciamo tono su tono. Come vedete, qui ho una sorta di corda
E qui invece abbiamo il grigio, quindi sono delle tonalità di grigio, quindi tono su tono, ma se vogliamo staccare, io trovo fantastico anche staccare con il bianco e avere appunto tutti questi colori. Ora vi faccio vedere come viene nella lavorazione vera e propria che io sto lavorando. Ecco qui, vedete, io sto lavorando il blu, ups, ho decapitato i gomitoli. Io sto lavorando il blu e sto facendo 4 giri col Miss Baby Soft e 2 giri con l'altro colore. Come potete vedere, questo è quello che viene. A me non stacca tantissimo, ma se usate questi altri colori staccano veramente di più. In realtà anche questo potreste usare con il bianco o con il grigio, se volete che stacchi maggiormente, ma io sapete che adoro moltissimo il blu e non volevo staccare troppo il colore, quindi sono andata su tono su to diciamo tono su tono. Detto ciò, allora io lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Ho montato 153 catenelle. Questo mi ha permesso di ottenere una circonferenza di circa 84 centimetri. Mi raccomando, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, quindi io direi per una taglia M andate ad aumentare di almeno 6 motivi, quindi andate a mettere 6 motivi in più rispetto a me, ricordandovi che ogni motivo sono 3 catenelle. Una taglia L vi consiglio anche 10 motivi in più rispetto a me. Questa maglia deve essere larga, non deve essere aderente, quindi più larga la fate, meglio è. Naturalmente tendete sempre a misurarvi la vostra circonferenza fianchi o seno a seconda di cosa avete più grande, e questa volta andate ad arrivare alla stessa larghezza e aumentare di altri 4-5 centimetri, proprio per avere appunto questa maglia larga. Un altro consiglio che vi do, mi raccomando, magari le catenelle iniziali fatele col 4 e mezzo, in modo da avere la lavorazione sotto più larga. Io infatti qui ho fatto le catenelle con il 4 e mezzo e poi sono andata a lavorare con il numero 4, e questo mi ha permesso di avere una tensione delle catenelle inferiore. Ok, detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri giri. Vi ripeto, io farò un piccolo campione, vi dico che, quindi vi ripeto che io ho montato 153 catenelle, multiplo di 3, e che alternerò i colori ogni 4 giri, che sono uguali, li farò col Miss Baby Soft. Gli altri 2 giri che sono diversi ma sono uguali tra loro, li farò appunto con il Sunny. Quindi qua invece lavorerò sempre col Sunny perché altrimenti il blu era troppo scuro. Sposto un po' questi filati così vi faccio vedere bene. E possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, una, due. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base dove ho fatto la maglia alta non chiusa precedente, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E continuo così per tutto il giro. Quindi 2 catenelle, 1, 2. Rientro nella catenella di prima e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia. Entriamo nella stessa catenella e facciamo una maglia alta non chiusa. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta non chiusa. 2 catenelle e continuiamo così, quindi per tutto il nostro primo giro. Vi farò vedere poi come terminare e come passare a fare il secondo. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, entro nella catenella iniziale e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Per chiudere il giro vado a fare una catenella, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. A questo punto bisogna rifare lo stesso giro, quindi si rientra dentro, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, di nuovo rientro nello stesso archetto, una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro.
I primi quattro giri sono uguali, quindi adesso vi farò rivedere come chiudere il giro e come ricominciare, però in totale dovremo fare quattro giri. Io sto al secondo, quindi dobbiamo fare altri due. Quindi sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, rientro nel primo archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa. Rientro dentro il foro, maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia. Quindi questo è il terzo giro. Ripeto, io farò in 4 giri totali. Terminati i 4 giri, vi farò vedere come procedere con la lavorazione. Quindi 4 giri tutti identici. Sto terminando il quarto giro. Come vi ho detto, sono tutti giri uguali, quindi non ho rifatto vedere l'ultimo giro. Adesso vediamo come procedere. Questa volta per chiudere il quarto giro facciamo 2 catenelle, entriamo nell'archetto, nelle due maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassissima. A questo punto mi porto nell'archetto successivo con una maglia bassissima e vado a fare o mi alzo con una catenella o rientro una maglia bassa. 4 catenelle, vado nell'archetto successivo, scusatemi, devo tirare un po' il filo, e vado a fare una maglia bassa. E ricomincio da capo. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E devo continuare così, quindi per tutto il giro. Io vi ricordo che questi due giri che sto facendo adesso, cioè questo qui e quello successivo, nella mia lavorazione vera e propria ho cambiato colore, perché io questi quattro li sto facendo col Miss Baby Soft, questi due invece con il Sunny. Quindi continuiamo. Qui non ho fatto le maglie, le catenelle, le catenelle, scusatemi. Quindi 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E si continua così, quindi per tutto il giro. Davvero giri semplicissimi. 4 catenelle, maglia bassa. 4 catenelle, maglia bassa. 4 catenelle, maglia bassa. Devo terminare il giro e a questo punto, per terminare il mio quinto giro, vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. E adesso possiamo iniziare a fare il nostro sesto e ultimo giro. O vi alzate con una catenella, o fate come me e andate all'interno e fate una maglia bassa. E di nuovo 4 catenelle. Archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi si procede così per tutto il nostro sesto e ultimo giro. 4 catenelle, maglia bassa. 4 catenelle, maglia bassa. 4 catenelle, maglia bassa e dobbiamo chiudere il nostro sesto e ultimo giro. E andiamo a fare sempre una catenella, entriamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia alta. A questo punto dobbiamo ricominciare dal primo giro ed è semplicissimo. Entriamo dentro e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. 2 catenelle, si rientra nell'archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme. E di nuovo 2 catenelle. Quindi ripetiamo, i giri da fare sono questi quattro. Me la faccio rivedere come sta venendo lavorata, eccola qui. Io non taglio il filo, cerco di portarmelo su, quindi quando rinizio il giro faccio una maglia bassa per portarmi su il filo che sto lavorando in modo tale da non andare a spezzarlo, ma se a voi preferite potete comunque spezzarlo e poi cucirlo lateralmente. Ok, adesso continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto i 6 giri fino ad arrivare agli scalfi e poi vediamo come dividere la parte dietro dalla parte avanti.
Allora, io ho terminato di fare la mia maglia fino ad arrivare agli scalfi, ho lavorato i 6 giri per 6 volte e poi ho ripetuto solo i 4 giri, quindi dal basso fino all'alto ho ripetuto 6 volte i 6 giri e poi soltanto i primi 4 giri. A questo punto sono andata a mettere i miei marcapunti. Per mettere i marcapunti sono andata a contare i miei gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e io ne ho un totale di 51, scusate, e quindi ne ho messi 25 dietro, 26 avanti. Vi ricordo che quello dispari va sempre messo sul davanti. Nel mio caso avendo un 51, 25 dietro, 26 davanti. E adesso torniamo a lavorare normalmente nostro giri, però non più in giri di tondo ma in giri di andata e ritorno, partendo appunto da lavorare con il filato sfumato perché devo fare gli ultimi 2 giri. Quindi mi raccomando, il marcapunti va messo nell'archetto prima del primo gruppo di 2 maglie alte e dopo il secondo, e quindi vado a lavorare soltanto con lo sfumato e vado a fare in questa maniera. Vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare all'altro marcapunti e vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare poi il sesto. Vi ricordo che questo è il quinto giro, anche se in realtà sarebbe il nostro primo dopo i marcapunti. Sto per terminare il quinto giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare 2 catenelle, entro nell'archetto dove ho il marcapunti e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro, quindi entro dentro e vado a realizzare, mi alzo con una catenella, entro dentro maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, salto l'archetto di 2, ti vado direttamente in quello da 4 e vado a fare la maglia bassa e poi torno a lavorare normalmente, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo quindi a lavorare così per tutto il mio sesto e ultimo giro e poi vi faccio vedere come si va a lavorare di nuovo il primo giro. Quindi continuo a lavorare così per tutto il mio sesto e ultimo giro. Sto per terminare il sesto giro, quindi vado a fare 4 catenelle ed entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Io mi alzo anche il filo blu nel frattempo perché adesso dovremo tornare a lavorare appunto con il filo blu. Quindi mi giro con la lavorazione e a questo punto vado a fare una maglia bassa con entrambi i colori, cioè scusatemi, una catenella con entrambi i colori e poi torno a lavorare solamente con il blu e vado a fare altre 2 catenelle per un totale quindi di 3 catenelle che equivale alla nostra prima maglia alta e poi vado a fare una catenella di separazione e vado a lavorare come ho sempre lavorato, entro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle, si ricomincia. Come abbiamo lavorato sempre, si rientra nello stesso archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcapunti e farvi vedere appunto come finire il nostro, in questo caso sarebbe il terzo giro degli scalfi, ma equivale al nostro primo giro del motivo. Vi faccio vedere come terminarlo e come iniziare poi il successivo. Sto terminando il giro, ho terminato di fare l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme, vado a fare una catenella di separazione, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e si rifà lo stesso giro e si va sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto di 2, vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, a questo punto si torna a lavorare normalmente. Rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme.
2 catenelle, si ricomincia da capo e si va a fare questo quindi per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere naturalmente come si termina, come si ricomincia poi di nuovo il terzo e poi procederemo normalmente come abbiamo fatto fino adesso. Quindi continuo a lavorare così e vi faccio vedere appunto come si termina il giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare l'altra maglia alta non chiusa, le chiudo assieme. Catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Mi faccio in modo di alzare anche l'altro filo. E poi si torna a lavorare normalmente facendo sempre le 3 catenelle, la catenella di separazione. Io la prima la faccio sempre con i due colori insieme, ma potete fare tutte con lo stesso colore e poi lavorate soltanto con un filo. Altre 2 catenelle, quella di separazione, quindi si ricomincia da capo. Si entra sempre nell'archetto di una catenella, si fa la maglia alta non chiusa, nell'archetto successivo le 2 maglie alte non chiuse. Ok, quindi si torna a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare a terminare poi il nostro motivo. Unica cosa, quando tornerete a lavorare il primo giro di archetti, maglia alta, la maglia bassa va, la prima maglia bassa va fatto nell'archetto di una catenella, quindi ricordatevi solo questo. Quando tornerete a lavorare in giri con gli archetti, la prima maglia bassa va fatta nell'archetto di una catenella. Io naturalmente adesso continuerò a lavorare, vi dirò quante volte ho ripetuto i giri, quindi i miei 6 giri, il mio motivo, contando a questo punto 1, 2, in modo tale da non confonderci, e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Allora, ho terminato di fare anche la mia parte dietro, la mia parte avanti. Alla fine ho ripetuto il motivo 2 volte, quindi 6 giri 6 giri, e poi di nuovo 3, terminando quindi con un giro di maglie, di gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, stessa cosa dietro, e poi sono andata a cucire alle spalle per 7 centimetri da entrambi i lati. Ho infine rifinito lo scalfo con un giro di maglie basse per nascondere il fatto che qui comunque si notava il doppio colore lateralmente, quindi nell'archetti, cioè nelle maglie alte orizzontali, sono andata a fare 2 maglie alte, due maglie basse, ogni tanto 3 per non stringere lo scalfo, però un semplice giro di maglie basse sia da questa parte che da quest'altra parte. Non l'ho fatto sullo scollo, mi piace che resti così, quindi anche questa maglia è terminata.